È un giorno particolare, un giorno di anche un po' di cambiamento e soprattutto è un giorno in cui voglio ringraziare e salutare la Fortitudo per una crescita lavorativa. Accetterò un ruolo diverso, in linea di massima sarà così, e penso soprattutto che per crescere i giovani a un certo punto debbano uscire di casa. Io sono relativamente giovane come post campo e quindi farò questa scelta e chiaramente sono sereno, anche se adesso chiaramente un po' di magone c'è, perché soprattutto gli ultimi anni sono stati fantastici da giocatore. E da capitano ho avuto un ultimo anno di gioco in carriera fantastico in cui ho avuto tante responsabilità, soprattutto in spogliatoio, che mi hanno dato veramente una grande motivazione per creare qualcosa di meraviglioso come è stata la promozione. E non ringrazierò mai abbastanza la società per avermi dato l'opportunità di continuare in Fortitudo anche una volta appese le scarpe al chiodo. Quindi è stata una grande possibilità che non era così scontata e spero di aver dato in 2 anni da dirigente tutto il mio impegno. In soldoni voglio ringraziare tutto il popolo della Fortitudo, la gente, tutti quanti per l'affetto dimostrato sia dentro il campo che fuori dal campo. Io sono andato e tornato più volte in tempi diversi, momenti diversi anche per la Fortitudo e penso di aver avuto anche la fortuna di poterla vivere da dentro e guardarla da un'altra. Jack Zatti, perfetto. E guardarla anche un po' da lontano e dopo tanti anni veramente io ho una grandissima convinzione, cioè che sia un enorme privilegio far parte in qualunque veste della Fortitudo in generale, e da giocatore o in qualsiasi altro ruolo, perché tutta la gente crea qualcosa veramente di meraviglioso. È un enorme privilegio e io spero veramente che chiunque verrà, chiunque rimarrà o chiunque andrà via si abbia bene in mente che cosa vuol dire giocare o far parte di questo mondo? Perché posso dire veramente di aver vissuto quasi più di metà della mia vita per la Fortitudo, ho dato tutto me stesso, il cuore, però posso assicurarvi che è molto di più quello che ho ricevuto dalla Fortitudo rispetto a quello che posso aver dato. E quindi ringrazio tutti, vedremo cosa succederà ancora, forse non è sicurissimo, e magari è un arrivederci o vedremo cosa succederà. No, adesso al di là di questo ho in mente chiaramente qualcosa e penso che sia un'occasione giusta. Tutto qua, e per il resto oggi è solamente una giornata per ringraziare la gente e la società, non è assolutamente qualcosa che riguarda idee, strategie o ruoli o cose del genere. È stato più facile o più bello fare il giovane, il giocatore, il capitano o il dirigente?
più facile il giocatore, questo sicuro. No, più bello è stato il capitano, perché ci sono stati momenti bellissimi, momenti meno belli, però sono stato anche molto fortunato perché ho vissuto le annate più belle alla fine della mia carriera, quando riuscivo ad essere consapevole di quello che stava succedendo e anche essere orgoglioso delle responsabilità che mi erano state date, anche da dirigente, oltre che, diciamo, essere fortunato di aver potuto lavorare 2 anni subito a casa mia, insomma. Ma da dirigente, 2 anni in cui, insomma, è andato tutto abbastanza bene per quello che, diciamo, era i miei compiti, quindi, ripeto, da fuori è la normalità, da dentro, insomma, era un traguardo. Da giocatore, ma sicuramente in due momenti diversi ho fatto due promozioni, una inutile e una invece penso molto utile, da capitano, quindi soprattutto vedere che quello che succedeva quando tutta la squadra saliva giù per le scalette, vedeva il palazzetto come è adesso. Sei furbissimo. Ne hai avuti tanti durante la carriera da giocatore. Ti chiedo se ce n'è uno al quale potresti ispirarti, o comunque che è più vicino alla tua concezione di gioco e che puoi indicare come tuo modello di partenza, quello così per la tua carriera, Adesso senza questo non lo essere so, guarda, dico, spero solo di non avere giocatori come me, perché sono pesantissimi. Però vediamo adesso. Ripeto, oggi si parla della fortitudo e ancora una volta vorrei solo trasmettere quanto è bello ed è proprio un privilegio essere qua dentro, indipendentemente da quanto tempo ci si passi, indipendentemente da che ruolo si occupi. Va bene? Per me, per la mia vita, sicuramente sì. Ma Perché simbolicamente, insomma, no. tu i prossimi probabilmente saranno Candia e Montano, tutti molto legati a questo ambiente, probabilmente lascerete la squadra, la fortitudo resta ovviamente, però anche simbolicamente è la fine di un ciclo, l'inizio di un altro. Ma fa parte del mondo dello sport, della pallacanestro. Cicli piccoli o brevi che si aprono, si chiudono, ritornano. Non penso di questa analisi sia, insomma, normale, ma sarebbe stato un cambio comunque, anche se fosse rimasta altra gente. Quindi sono analisi normali e non succede qua, succede dappertutto. Ti aspettavi di diventare così tanto un Vecchio. simbolo? Sinceramente, quando ho iniziato a giocare in Fortitudo non pensavo neanche di arrivarci a giocare in prima squadra. Però mi ripeto, avendo veramente io ho ricevuto tanto, perché diciamo, essere riconosciuto dalla gente in un determinato ruolo è veramente motivo di orgoglio e per me è stata anche una grande motivazione a dare tutto quello che avevo sempre. E in più sono cresciuto in mezzo al popolo Fortitudo, quindi avevo ben chiaro cosa volesse e i valori a cui potesse essere legato. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Bene. Sicuramente è un arrivederci perché in questo momento siamo dentro una rotonda, stiamo entrando in una rotonda, noi stiamo andando da una parte, lui sta andando da un'altra, poi sicuramente questa rotonda si rimette sulla stessa strada.
Beh, di Davide non possiamo dire niente, è venuto quando avevamo bisogno, ci ha messo un secondo a dire sì, ci ha portato dove dovevamo essere, e è giusto che adesso faccia la sua strada. In questo momento in fortitudo quella strada, ma anche per lui, secondo me, è il momento giusto di fare questo passo importante, e gli faccio un gran in bocca al lupo perché se lo merita, e secondo me quello è il suo lavoro.